Il maggior salone d'Europa, questo 35esimo torinese che Pella inaugura accompagnato dal conte Viscaretti. Da poco si è aperto il mistero della nuova 1100. Oggi la sua formula, l'optimum del motore medio, si è rivelata al pubblico. La sua sagoma sta familiarizzandosi con le nostre strade. E anche i pneumatici applaudono. La signora Lancia guida il cardinal Fossati verso l'Appia, regina delle strade che conducono a Roma. Antiche vestigia ne costeggiano il percorso. Fuori l'autore e Pininfarina si affaccia alla ribalta di uno dei suoi modelli. L'alta moda delle carrozzerie è oggi italiana. Una macchina per grandi avventure, la 1900 vincitrice del rally africano. Il proiettore torna a raccontarle ciò che ha visto attraverso il parabrezza quando Bianca varcava il continente nero. Col conte Camerana continuiamo il giro. L'Alfa presenta un disco volante favoloso ma reale. La Ferrari mangia chilometri col suo sorriso d'acciaio. La Mercedes ha un originale modo di dire si accomodi. Macchine di tutto il mondo sono qui a presagire le sagome, le forme che popoleranno le vie del 2000. Il siluro e il bolide si alternano con l'elicottero terrestre tipo la Isetta a due tempi, che concilia il motore con l'economia. Anche la rara Cisitalia si allinea nella gara dei prezzi. La gomma piuma ce l'abbiamo, concluderà De Filippo. Signorina, compriamoci un motore e mettiamoci a filare.